Nel mentre che stavo per preparare la ricetta che vedrete tra poco, con gli ingredienti che vedrete tra poco, delle entità hanno compiuto degli atti ignobili. E ci farò l'entità. No, non loro due. L'entità che è alla porta a parare, quell'entità ha fatto una cosa sconsiderevole. Oggi Questo. Ascoltate. pizza per pranzo, ma io avrei un'idea, metterci qualche fetta di ananas, che poi c'è in cucina, sarebbe più buona, eh. Poi fatemelo sapere dopo, quando scrivete, prima che iniziassi a mangiare, perché è ancora bella calda. Ok, tra poco. Come avete visto, ho compiuto un atto impromesso. Parliamo degli ingredienti che utilizzerò per la pasta. Allora, del prosciutto crudo, mannaggia la bocchina della macchina, del pepe nero, del yogurt greco, perché è lo yogurt che ci ruba il lavoro a noi. Ma buon salve, guardate una cosa, la mia fronte. Aspettate. Oh. Incredibile, guardate, la luce di Dio. Ok, smettiamola. Uno dei capelli di merda, dovrei tagliarli comunque. Sgoschi, così. In pratica, ragazzi, come vi ho detto fino adesso, oggi, avendo avuto ispirazione dalla città del Canidoro e la Golden Stephen Francis, preparerò la mia pasta. Perché sono in bagno? Non lo so, ma la preparerò la pasta. Basta, cringe. In pratica bisogna iniziare con bollire la pasta nell'acqua salata, poi quando la pasta è pronta prendere l'acqua di cottura e metterla in un'altra pentola dove c'è lo yogurt di greco che sta cuocendo, ci butti l'acqua di cottura sopra, poi ci butti sopra il prosciutto, la pancetta uguale, il guanciale sarebbe meglio perché ha già il pepe, se no dopo lo devi mettere te, e il sale nero se c'è. Ah, in pratica, come vedete, bisogna far bollire l'acqua, riscaldare lo yogurt greco, ci butti il formaggio, del pepe, del prosciutto e il sale nero. La pasta bolle, poi butti l'acqua di cottura qui dentro, buttata l'acqua di cottura, guardate, cremoso. Questo video si capisce che è vecchio dal fatto che ho i due braccialetti qui sul braccio, che adesso non ci sono più perché li abbiamo tagliati. Bella roba. Dobbiamo assaggiare, analizziamo i fatti, guardate che io proprio con che mangiamo, miam, buono. Allora, a parte che bruciava, e si vede che bruciava, comunque, sì, sapeva di, in pratica sapeva di pasta, panna e prosciutto, però il pepe non si sentiva perché il latte distrugge le funzioni della capsaicina che stanno nel pepe. Quindi devi mettere più pepe. Molto più pepe. Formaggio aiutava a condensare tutto. Sta macchina del cazzo che adesso passa. Che cazzo fai avanti e indietro? Comunque, qui stavo cercando di capire la sapidità del prodotto. Molto sapido. Anzi, non era molto sapido, era il giusto. Ma adesso vediamoci mangiare questo cibo con una musica di sottofondo. Scherzo, finito il video.